Ben ritrovati, nuova puntata di Cronache Trevigiane. Ovviamente il coronavirus al centro delle discussioni, delle problematiche per i vari settori economici anche della provincia di Treviso. Ne parleremo anche noi e diamo voce proprio al rappresentante, al presidente dei commercianti trevigiani che analizza la situazione e il servizio. Un momento difficile per diversi comparti e a 2 settimane dallo scoppio del coronavirus anche a Treviso non mancano i primi appelli che concentrano l'attenzione soprattutto sui settori produttivi e sul turismo. Il coronavirus congela scambi e commercio e le ricadute sono immediate per tutta la città, dai grandi centri ai piccoli paesi. Servono azioni concrete a lungo raggio e a breve raggio. Dobbiamo considerare che sul commercio i tempi saranno sicuramente più veloci, mentre sul turismo molto più lenti, anche perché ci si rivolge ad un contesto che è quello principalmente straniero, che ha bisogno di una comunicazione ad hoc, che ha bisogno di una grande operazione oggi mediatica. Non sarà sicuramente veloce come è stata quella che invece ha compromesso l'economia turistica del nostro territorio. Di fatto ci sono degli importanti sostegni che stiamo chiedendo perché è un'economia, quella del turismo, che vale non solo per il settore turistico ma anche per il settore commercio, perché riversa lì parte di un indotto molto importante nei centri storici, in particolare quelli turisticamente rilevanti, ed anche per il commercio, perché alcuni settori, penso alle sale da ballo, penso ai cinema, penso ad altri ambiti aggregativi, anche tutti i ristoranti legati ai grandi eventi sono stati fortemente compromessi da questa emergenza. Però si riparte, insomma, si riparte con positività e con voglia anche di rivivere la città, e questi trigiani ce l'hanno nel sangue, emergerà velocemente. Le imprese del terziario del commercio però non si fermano, lo dicono lanciando campagne sui social e lo dimostrano lavorando con professionalità, fiducia e cortesia a ritmo di ordinanze. Veri e propri motori della città e l'anima dei quartieri oggi chiedono strumenti concreti e veloci. Un messaggio univoco, un messaggio forte, un messaggio fatto da chi sta in cima. Il problema che abbiamo riscontrato è proprio il fatto che a livello governativo c'è stato un problema di comunicazione che ha lasciato ognuno libero di comunicare. La cosa negli altri paesi non è successa e i risultati sono stati opposti. Assolutamente. Il sistema paese, l'Italia, che deve fare una comunicazione forte, e abbiamo anche dei grandi testimonial, perché i nostri prodotti, le nostre eccellenze, i nostri paesaggi, i nostri protagonisti, i nostri imprenditori sono i testimoni che nel mondo ci vengono riconosciuti e che sono coloro che ci potrebbero aiutare a comunicare che siamo un grande paese e che aspettiamo tutti.